Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Casa dell'Uovo, via Partanna Mondello 39i, Palermo. Penelope è nel settore dei tessuti, per arredamento e abbigliamento. Penelope, via Aquileia 29, a Palermo. Un Palermo-Milan che non vale alcun obiettivo, questo il tema di questo sabato di Pasqua. Tutti pronti a parlare di futuro, cinesi, thailandesi da un lato, russi, messicani e arabi dall'altro, tutti ai piedi di un argentino, Paolo Dybala, il cui futuro ovviamente si deciderà nei prossimi mesi, sicuramente sarà lontano da Palermo. In realtà però il futuro è sotto casa, dopo Pasqua arriverà la firma per Accursio Bentivegna, rinnovo del contratto per l'attaccante ormai aggregato da alcune settimane in prima squadra, e proprio per la sfida di domani contro il Milan arriva la convocazione per un altro 96, l'attaccante Antonino Lagumina, già 10 gol nel campionato primavera. Cessione di Dybala che ovviamente servirà anche per la sopravvivenza del Palermo di Zamparini, e poi ci sono tanti punti interrogativi, da Vasquez a Gonzalez, passando per il problema portieri e poi anche, perché no, dalla panchina di Beppe Iachini. Ad ogni modo, Zamparini per sua ammissione ha detto i talenti più puri sono in Sud America, e allora abbiamo immaginato il viaggio di Beppe Iachini quest'estate in Sud America, in Brasile nello specifico, insieme al capo degli osservatori, Manuel Gerolin. Vigo, vigo, vigo. Non ce la faccio più, mi sento scorocchiare gli aluci dei piedi. Tra poco siamo arrivati. Non c'ho mica più vent'anni io. Mi hai fatto fare 18 km di spiaggia, ma guarda che raccolto di poesie. Ma che me ne frega me? Se te le fregasse invece non ti accorgeresti di camminare. La donna ti aiuta a tenere in palla. Ah. Ti tiene in balla, eh? Dottò, mi manda Cicigno. Voi cercate a lui. Sì, ma parli bene l'italiano, insomma, si fa per dire, ecco. Sono mezzo figlio dei migranti. Papà è venuto qui a fare fortuna. Diciamo che sta girando intorno alla fortuna, ecco. E l'altro mese? L'altro mese mamma è brasiliera, preta pura. Allora, se volete trovare Gigino, mi deve darmi il cruzeros. Ecco qua. Ci pensa... Mille cruzeros. Avanti. A testa. A testa? Claro. Claro, no? Claro, claro, claro. Sì. Ma tu sei sicuro che sei figlio di emigrante? Sicuro. Allora voi dovete andare al suo scrittorio a Santa Teresa. Ma non è facile trovarlo. E allora come facciamo ad andarci, scusa? Se mi date 5.000 cruzeros, vi si porto io. A testa? Sì, è claro. No, è claro, claro. È claro. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. Claro. Claro. Andiamo, va. Tratto dall'allenatore del pallone, che sarà un'altra delle grandi esclusive di TRM, insomma lo vedrete a breve su TRM 13 con un grandissimo Lino Banfi in questa scena con Andrea Roncato in cerca di talenti in Brasile. Noi andiamo invece da Francesco Caruana. Ciao Francesco, la Serie B ha già giocato, domani si gioca la Serie A, poi Pasqua, Pasquetta, ci calmiamo un po'. Luca, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori. Partiamo subito dalle partite che stanno giocando in questo momento. Si gioca in Francia, Monaco Saint-Étienne 0-0 al 55esimo. Monaco che ricordiamo giocherà contro la Juventus in Champions League. E in Spagna 1-2 tra Eibar e Rayo Vallecano, siamo all'intervallo. Andiamo a vedere il programma della Serie A, Luca. Si gioca tutti sabato di Pasqua, alle 12.30 si comincia con Roma-Napoli, e poi alle ore 15 c'è Verona-Cesena, Sassuolo-Chievo, Cagliari-Lazio, Palermo-Milan, Inter-Parma, Atalanta-Torino e Genoa-Udinese. Alle 18.30 c'è Fiorentina
Fiorentina-Sampdoria e chiude alle ore 21 Juventus contro Empoli. Andiamo a vedere anche la Serie B, Luca, 34esima giornata, si è giocato mercoledì e giovedì. Carpi-Bologna 3-0, Avellino-Modena 1-0, Crotone-Spezia 2-0, Latina-Cittadella 3-2, Livorno-Lanciano 1-0, Pescara-Brescia 2-3, Ternana-Bari 2-0, Trapani-Frosinone 3-1, Varese-Catania 0-3, Virtus-Entella-Perugia 0-2, Provercelli-Vicenza 1-1. Andiamo a vedere anche la classifica, Luca, perché ovviamente il Catania ha vinto, ma nonostante questo rimane al terz'ultimo posto, a un punto dal Crotone, mentre il Trapani fa un bel balzo in avanti, 42 punti più 3 sulla zona retrocessione. In classifica in vetta c'è sempre il Carpi, più 12 sul Bologna, grazie al 3-0 di mercoledì. Grazie Francesco, torneremo da te anche per tante altre cose dal web. Noi invece ci fermiamo adesso per la pubblicità, siamo in diretta su TRM13, streaming su trmweb.it, poi le repliche alle 23 circa su Meduno canale 14, domani mattina alle 7.30 su TRM13. Tra l'altro ne approfittiamo anche per ricordarvi, domani alle 14.30 il processo in diretta, torniamo fra un attimo dopo la pubblicità. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno, industria conserve alimentari dal 1916. La Sicilia è terra nostra, valorizziamola. Benvenuti in Sicilia. Salsa di pomodorino ciliegino, in offerta presso i punti vendita Conad della Sicilia occidentale. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partanna Mondello 39I, Palermo, info 091 5306 32. La domenica di Pasqua, trascorrila in un'atmosfera magica. La Tropicana Ricevimenti propone un pranzo da grande festa. Antipasti misti, prosciutto crudo con crema di formaggi, cornetto alla trevigiana, formaggi misti, risotto, cuore di carciofi, speck e pomodorini di Pachino, sedanini al ragù di cinghiale e funghi, involtini siciliani, girello di agnello al forno, patate al forno e polpettine di spinaci saltati al burro, frutta e cassata siciliana, musica dal vivo a 32 euro. La Tropicana Ricevimenti. Confetteria Pandolfo è la garanzia del vostro successo. Negli showroom Confetteria Pandolfo troverete tutte le nuove collezioni di bomboniere, confezioni, regali e partecipazioni, con una imperdibile promozione, con sconti del 50% e tante soluzioni per le tue confettate. Confetteria Pandolfo, dal 4 febbraio, nuovo punto ingrosso dettaglio e fai da te in via Serra di Faico 16, dove vi aspettano 400 metri quadrati di novità. It's a little bit funny. Quintino Lange, non solo aperitivo, degustazione di molteplici piatti, eccellenti cocktail, Quintino Lange, e pizzeria, American Bar, Pub, Wine Bar, Quintino Lange, via Quintino Sella 48A, a Palermo. Sicily by Car, la compagnia di autonoleggio che mette su strada la convenienza. Scopri la nuova tariffa mensile, tutto incluso, a partire da 269 euro al mese più IVA e 3.500 km, senza gli obblighi di durata del noleggio a lungo termine. Chiama subito il numero verde o visita il nostro sito. Sicily by Car, da 50 anni, il vero autonoleggio low cost. Gervasi XL offre alla clientela divano runner con penisola contenitore e letto estraibile a soli 695 euro. Cucina 3,30 m lineare, completa di elettrodomestici a sole 1.445 euro. Vieni a trovarci, è un vero affare. Approfitta del tasso zero. Vi ricordate di Actarus, Alcor, Venusia e Dr. Procton? Ritorna Goldrake, dal lunedì al sabato alle 20.35 su Med 1 e la domenica super appuntamento alle 20.
Torniamo in diretta su TRM 13 con Contropiede, tutti i colori del calcio. Siamo in streaming anche su trmweb.it. Salutiamo Francesca Campo che non è con noi questa sera, la ritroveremo puntualissima venerdì prossimo. Ciao Francesca. Allora, a me il compito di presentare chi sarà con me questa sera. Intanto partiamo dall'inviato speciale per il Corriere dello Sport, Salvatore Geraci. Ciao Salvatore, oggi accanto a me. Buonasera a tutti i telespettatori, è un piacere ovviamente. E poi adesso voce tecnica per TRM, lo seguite insieme alle telecronache di Lorenzo Anfuso per la nuova Aquila Basket, però è il capitano per antonomasia, Gabriele Cuccia. Ciao Gabriele. Ciao Luca, buonasera a tutti. Gabriele, che non soltanto è capitano, è stato capitano della nuova Aquila, della promozione la passata stagione, ma grandissimo tifoso del Palermo. Poi Barreto, però, la cena non te l'ha offerta più. Ancora vi devo una cena. È una però adesso c'è Salvatore, c'è un conflitto, no? Perché era una cena da capitano a capitano. Quindi adesso lui non è diventato non è più capitano. Barreto nemmeno. Come si risolve questa questione? L'impegno era stato preso da capitano a capitano e quindi andrebbe rispettato. Però ho l'impressione che magari possano essere un po' tiratini dall'altro lato, no? Chissà, vediamo un momentino. C'è solo un capitano, grande Gabri, si firma Cala, chi è? Sì, Cala è un ragazzo che ci seguiva sempre e segue ancora ora l'Aquila, uno dei tifosi più accaniti dell'Aquila Palermo Basket. Un saluto, ovviamente ricambio. Va bene, grande, grande affetto, avremo modo anche di parlare di nuova Aquila che insomma sta facendo un campionato al di là delle più rose aspettative, un po' come ha fatto anche il Palermo e sta facendo il Palermo almeno fino a circa un mese fa contro il Milan, e domani alle 15 al Barbera la possibilità di regalarsi una Pasqua nuovamente con il sorriso dopo le ultime partite che hanno creato così un po' di confusione. C'è da dire che si è vicini all'obiettivo che era quello della salvezza, non si poteva chiedere molto di più, anche se abbiamo sognato per una buona parte di stagione. Adesso è arrivato il momento ovviamente di proiettarsi nel futuro, il futuro sicuramente senza Paolo Dybala. E allora ci siamo chiesti, visto che tra i convocati, tra i 24 convocati per la sfida di domani c'è anche un altro 96, Antonino Lagumina, 10 gol in primavera, così come Bentivegna che invece non c'è per un problema muscolare, così come Emerson che ha un problema alla caviglia. E allora il Palermo di origine controllata con Gualtieri San Filippo. Wiggle, wiggle, wiggle. A 10 partite dalla fine è il momento di fare la conta. I giocatori rossanero dovranno alzare la mano e dire ci sono, non ci sono, così da capire su chi si fonderà il Palermo del futuro. Un Palermo che probabilmente avrà un nuovo capitano, un Palermo che certamente avrà un nuovo bomber. Già, perché Dybala andrà via e che l'argentino sia conteso da molti club non è certo un segreto, lo sanno tutti, e forse è per questo che la separazione non sarà poi così dolorosa. Niente sentimenti ad annebbiare la ragione che è impegnata a trovare un nuovo sostituto, e il presidente ha già fatto sapere che sarà sudamericano, ma forse per la prima volta nell'era Zamparini si potrà contare sul vivaio. Dopo Pasqua infatti arriva la firma di Accursio Bentivegna, che si legherà al club di Via del Fante fino al 2019 con aggiornamento a giugno 2017. Per il giovane già aggregato alla prima squadra arriverà anche l'occasione di disputare 4 o 5 partite dopo che la squadra avrà raggiunto quota 40 punti. Nelle prossime settimane firmeranno anche il loro primo contratto professionistico due classe 96, l'attaccante Nino Lagumina, già 10 gol quest'anno nel campionato primavera, e il centrocampista Luca Fiordilino. Poi toccherà un altro centrocampista, classe 98, Simone Lofaso, protagonista nella fase elite dell'Europeo Under 17 con un gol alla Germania in campionato con la tripletta del 5-1 con il Latina. Si apre quindi una nuova prospettiva, quella del Palermo che adopererà giovani con marchio di origine controllata. Il futuro della rosa passa anche da questo fattore. Del resto, Zamparini, curando le sue vigne e i suoi vini, conosce bene quale sia l'importanza di un marchio DOC. Alla salute. Brindiamo?
sarebbe Zamparini se non ritenesse che il suo sia il vino più bello del mondo. Questo è proprio, te lo posso assicurare, perché sono stato lì a casa sua e quando lui ha preso queste bottiglie ha detto: questo è il miglior adesso vino. Adesso siamo in un'altra categoria, ma è giusto che sia così. D'altra parte, dai, su, se tu vedi l'evoluzione della vita di Zamparini, è un romanzo straordinariamente bello, una fiaba entusiasmante per certi versi, perché più poveri di quanto fosse lui non si poteva essere, e più ricchi di quanto è diventato lui è difficile diventarlo. Questo slancio, Gabriele, verso i giovani ti rende orgoglioso del fatto che finalmente, insomma, ci sia una società attenta anche al valore ai valori nostrani? Tra l'altro è da ricordare che ci sono comunque dei paletti di regolamento, perché l'anno prossimo ci dovranno essere comunque 4 giovani cresciuti nel vivaio, altri 4 dovranno essere comunque italiani cresciuti, eccetera, eccetera. Quindi tutto sommato è quasi un obbligo, però ben vengano questi obblighi? Assolutamente sì. Diciamo che si fa di necessità virtù, sia a livello regolamentare, nel senso che, appunto, come dicevi tu, ci sono dei paletti che ha messi dalla Lega, dalla Federazione, sia perché comunque la crisi, tra virgolette, costringe le società a stare attenti un po' pure a quello che si produce, tra virgolette, in casa. Speriamo che sia una politica che porti frutti, cioè, buoni frutti, cioè, per la società, nel senso che comunque io penso che le potenzialità ci siano. Ovviamente serve la fiducia per il giovane, perché c'è bisogno di tempo, bisogno di fare esperienze in campo, bisogno di commettere i propri errori per poter comunque crescere in maniera corretta. Speriamo che alla lunga questa sia una politica che paghi. Salvatore, mi pare che Zamparini sia stato anche abbastanza deciso e netto nell'ultima visita, insomma nelle ultime 48 ore, anche nel dare a Iachini un'indicazione di massima, che giochino quelli che ci saranno poi l'anno prossimo, tra l'altro non risolvendo di fatto il problema portiere, anche perché ha detto: voglio vedere Chocev, voglio vedere Wicani, che sarà il portiere dell'anno prossimo, voglio vedere Quaison. Ovviamente ci mettiamo anche Bentivegna e tutti gli altri che magari hanno trovato meno spazio, c'è anche Emerson, che è comunque un giocatore non male. Alcune strategie tu le puoi accennare, le puoi pensare, le puoi tracciare, ma ovviamente non le puoi definire fin tanto che ci sono dei contratti in ballo. Ho apprezzato moltissimo la seconda parte del discorso di Gabriele, quando lui dice che bisogna valorizzare i giovani, perché sai, che te li imponga la Lega di schierare, di mettere 4 giocatori che arrivano dai settori giovanili è un conto, che tu li metta nella rosa titolare è un altro conto, che li faccia giocare è il conto più importante, perché una squadra come il Palermo, secondo me, dovrebbe muoversi né più né meno come si muove l'Atalanta, cioè l'Atalanta ogni anno prende Boselli e dice: questo deve giocare, poi bravo o non bravo gioca, e non viene messo mai in discussione, perché è il loro futuro, è il loro modo di interpretare il calcio. Adesso il Palermo lo può fare, ha la necessità di farlo, anche perché Zamparini non ha più la liquidità che aveva prima, o comunque meglio, che l'abbia o non ce l'abbia non lo so, dico, non impegna più i quattrini liquidi che impegnava una volta. Per quanto riguarda gli altri casi, premesso che io indagherei sul fatto di Dybala, perché secondo me Dybala è già stato ceduto abbondantemente, cioè tutti i movimenti, il silenzio, mi fanno pensare che non ci sia più un problema dove andrà Dybala. Dybala è già stato piazzato, no? E quindi cherche la femme e troviamo tutto. Tu parli in francese, noi ci eravamo sbilanciati qualche mese fa dicendo che sarebbe andato al Paris Saint-Germain, è solo una casualità. Ma io dico, al di là di questo, dico, non pensiamo che Zamparini si senta con Triulzi perché deve definire, no. Si sentiranno perché devono definire come dividere il pane, ma al di là di quello, secondo me, anche perché Zamparini dice senza Dybala, il giocatore dice mi godo le ultime giornate, insomma, fatemi capire, se non ci fossero dubbi. Invece, per quanto riguarda il discorso di Sorrentino e di Uicani e di Iachini, se vuoi ne parliamo subito. Sì, intanto c'è una bella domanda da parte di Emanuele, in realtà sono, diciamo, secondo me più una preoccupazione. Volevo chiedere a tutti voi in studio, premesso che verranno ceduti sia Dybala che Vasquez non si sa, ma se dovesse arrivare l'offerta importante, almeno di una ventina di milioni, secondo me Zamparini quantomeno c'è, è lo stesso discorso, vale anche per Gonzalo, infatti va bene così, va bene. Importante, allora, il concetto ormai secondo me è cambiato, Gabriele, l'importante i giocatori è venderli bene, ma un attimo, perché ci chiede Emanuele:
c'è un'idea sul futuro del Palermo nella prossima stagione, che acquisti si faranno, possiamo segnare una stagione magari in Europa, vi seguo sempre, grazie Emanuele, una stagione in Europa, lo dice Zamparini. E io rimbalzo a te, Gabriele, la domanda, cioè è difficile quando l'ossatura di una squadra che ha fatto comunque bene verrà praticamente smontata? Sicuramente sì, molto difficile, l'importante è che la linea sia chiara, sin da adesso, nel senso che penso che dove ci sono i progetti che funzionano, l'idea di fondo è abbastanza chiara, ci si siede con l'allenatore, che è la prima, il primo soggetto che deve, si deve sapere chi sia, innanzitutto allenatore, con l'allenatore seduti si fa la squadra considerando il budget che si ha. Quindi i ruoli devono essere chiari e il mercato si fa seduti a tavolino con chi poi la squadra la deve allenare, quindi l'allenatore. Nel momento in cui ci sono queste tre componenti, si è visto quest'anno, nessun risultato è precluso con nessuna squadra, perché sfido chiunque ad agosto, nessuno pensava di poter fare questo genere di campionato, però la squadra è stata costruita dall'allenatore che poi l'ha allenata, si è pure partiti maluccio ma si è dato fiducia a quell'allenatore che appunto è rimasto Iachini sulla panchina del Palermo, e quindi comunque a quel punto i risultati arrivano. Nel momento in cui si incomincia a fare confusione, la squadra la fa magari il presidente, poi l'allenatore viene scelto ad agosto ma cambia a ottobre, allora lì incomincia a complicarsi il quadro e diventa dura. Abbiamo parlato di rinnovo nell'ultima parte del servizio di Gualtiero San Filippo, intanto ne approfitto per ringraziare tutti i tecnici che sono coordinati da Inos Fameli e poi in regia anche Alessandro Geraci. Dicevamo del rinnovo di Bentivegna, ovviamente insomma diventa 2019 poi come in questi casi. Salvatore, fra un paio d'anni ci si aggiornerà nuovamente per capire anche la crescita del giocatore nel contesto. Devo dire anche la scelta importante, nelle settimane scorse anche un tuo articolo sul Corriere dello Sport, la fortuna è anche avere una famiglia alle spalle molto solida e un intermediario, che nello specifico è Cristina Russo, che ha curato e continua a curare in maniera molto oculata le scelte di un giocatore che poteva andare in qualsiasi squadra europea, l'ha fatto Scamacca per esempio della Roma andandosene in Olanda. Invece la scelta importante, che secondo me è da sottolineare, è il fatto che si voglia iniziare un percorso dei palermitani anche nel Palermo, cioè può essere il precursore di una bellissima favola, questa volta con giocatori giovani? Non lo so se si vuole cominciare, il discorso ci riporterebbe nuovamente a quello che abbiamo detto prima, io non lo so se si vuole cominciare questo discorso, sicuramente c'è la necessità di uniformarsi alle leggi. Per quanto riguarda Bentivegna, io dico che questo almeno è stato un caso gestito meglio rispetto agli altri, perché il ragazzo non è ancora maggiorenne, gli hanno fatto il contratto di tre anni. 18 anni li ha fatti. No, non era maggiorenne. Ah sì, ok. Gli hanno fatto il contratto che gli potevano fare, cioè di tre anni, dopodiché, prima che scadesse il contratto, comunque nell'immediata vicinanza della scadenza di contratto, hanno rinnovato il contratto, perché questa è la verità. Quindi è tutto perfetto da un punto di vista, diciamo, normativo, da un punto di vista di investimento. Quello che mi lascerebbe perplesso è il futuro del Palermo, però anche lì io ti dico che se noi andiamo un anno e mezzo fa, Dybala e Vázquez erano due operazioni a perdere, invece sono diventate improvvisamente le due operazioni che possono risanare il Palermo, quindi significa che se tu lavori trovi sempre lo strumento necessario. Il problema è di individuare i giocatori che possano essere i nuovi Dybala o i nuovi Vázquez, e individuare i giocatori che al di là di Dybala, dei nuovi Dybala e dei nuovi Vázquez, possano avere una struttura tale da poter lanciare il Palermo ai vertici, come dice Zamparini, e questo è ovviamente più difficile. Però non dimentichiamo quello che ha fatto Zamparini, perché altrimenti noi possiamo dirgli tutto quello che vogliamo, però gli anni in Serie A li ha fatti. Per quanto riguarda Icani e Sorrentino, il problema è francamente difficile da risolvere, e forse è un bene che ci sia lo stesso procuratore che può mettere tutto. Potrebbe due... essere però a Gabriele anche un'arma a doppio taglio, perché quando insomma devi andare a curare gli interessi di due giocatori diversi, però li puoi mettere allo stesso tavolo. Li puoi mettere allo stesso tavolo, però lì uno ti dice che vuole giocare perché sennò si brucia 26 anni, l'altro ti dice che non vuole fare la chioccia. Allora il presidente ti spiega più. Che Icani è il portiere del futuro. Perfetto. C'è qualcosa allora che ti dirò di più. E aggiungici allora che Iachini dice che li vuole tutti e due, ecco. E così siamo a posto. Esatto. Ma il problema è che ognuno dice una sua verità, cioè non c'è una verità che non è autentica, solo che contrasta con le altre. Allora
Quale sarà la logica? Secondo me la logica è che il Palermo tenterà in tutte le maniere di accontentare Sorrentino, che per motivi familiari, per altri a fine di lui vuol parlare fino a 40 anni, insomma, vuole gestire bene questi ultimi anni, accontentando Sorrentino finirà per accontentare Uicani. Se non riuscisse ad accontentare Sorrentino resta il numero uno del Palermo, e Uicani, se riescono a risolvere questa situazione, lo danno in prestito, cioè gli fanno il contratto e lo danno in prestito. A proposito di argentini, a proposito di valori di mercato, intanto fra un attimo andremo anche ad Agrigento, parleremo dell'Acragas che sta spopolando in Serie D, c'è l'hashtag anche sui social, Loading Lega Pro, quindi stanno caricando di fatto la promozione in Lega Pro. Secondo te, Gabriele, quanto vale Dybala? A livello di soldi? A livello di soldi, cioè la cifra giusta per venderlo qual è? Ma io penso che già 30 milioni si deve, è una cessione che va fatta. Benissimo, e allora andiamo da Francesco Caruana, parliamo di argentini e di mercato. Cominciamo Luca parlando di Argentina, abbiamo parlato di grandi talenti argentini, andiamo a vedere il primo gol ufficiale con la maglia dell'Argentina per Javier Pastore, l'amichevole contro l'Ecuador, lui ha segnato il gol del decisivo 2-1, Pastore aveva già segnato il 22 dicembre 2009 con la maglia dell'Albiceleste nell'amichevole tra appunto tra la nazionale e la rappresentativa della Catalogna, ma quella partita non era un match ufficiale, quindi non vale come diciamo gol per la FIFA, quindi questo è il primo gol ufficiale, un bel gol di destro su assist di Biglia. E poi parliamo anche di mercato, Luca, perché appunto tu hai detto che Dybala quanto vale. Andiamo a parlare un po' di Real Madrid, perché Real Madrid ha ufficializzato, vediamo qui il profilo Twitter, l'acquisto del terzino destro brasiliano Danilo dal Porto. Danilo ha 23 anni, è arrivato al Porto dal Santos nel 2012, quest'anno per lui 34 presenze e 4 gol in campionato, 7 presenze e un gol in Champions League, ha firmato fino al 2021, quanto è costato? 31 milioni di euro, quindi se Danilo vale 31 milioni di euro, quanto vale Dybala, Luca? Salvatore, no, io la giro a Salvatore, non sono bravo a fare i conti, quanto vale Dybala se Danilo viene... Io mi trovo in difficoltà a fare i conti anche con Danilo, perché il Porto è diventato ormai negli anni una delle società che più ha investito e che più ha capitalizzato, perché si parla di introiti incredibili su giocatori, alcuni magari diventati importantissimi, altri meno importanti, eccetera, eccetera. Però loro hanno una politica straordinaria, cioè prendono questi giocatori e poi li vendono. Bontà loro che riescono a vendere anche Danilo per oltre 20 milioni. Per quanto mi riguarda Dybala, io sono dell'idea che i prezzi in Italia siano un po' scesi e che cederlo all'estero è il migliore investimento possibile e immaginabile, ma nel caso di Dybala io sono d'accordo per i 30 milioni, però poi bisogna metterci tutti quei milioni di regalie o di altri accordi preesistenti, per cui il prezzo lievita e diventa oltre i 40 necessariamente, se non altro perché la divisione sia equa. E allora andiamo in un altro pianeta, sbarchiamo in un pianeta diverso da quello delle Palermo, con una realtà che sta già dall'anno scorso facendo sognare i propri tifosi. Parliamo di Acragas, perché siamo ad un passo da questa promozione in Lega Pro. Acragas, tra l'altro, protagonista ieri di un episodio più unico che raro, si sarebbe detto fino a qualche settimana fa, però ormai dopo il caso Ghirardi a Parma e Manenti non ci stupisce più nulla. Ieri era in programma la partita dell'anno, cioè Acragas Torrecuso, tutti a comprare il biglietto, vedremo anche cosa, insomma, come la città si era preparata a questo evento. Che cosa è successo? Che non si è presentato il Torrecuso, che tra l'altro è quarto quinto in classifica. Allora noi ne parliamo dando intanto il benvenuto all'addetto stampa dell'Acragas. Ciao, bentrovato Enzo, come stai? Ciao Luca. Enzo Nocera con noi. Allora, intanto, insomma, ieri poi avete festeggiato lo stesso, abbiamo le immagini dell'amichevole in famiglia, i biglietti poi, insomma, credo saranno rimborsati o quantomeno c'è la possibilità di convertirli per la prossima partita. Però ci spieghi che cosa sta succedendo ad Agrigento, cioè che atmosfera state vivendo?
assolutamente un'atmosfera molto, molto positiva, grande entusiasmo in città per questa cavalcata della formazione biancazzurra allenata da mister Feola, che ormai attende soltanto la matematica certezza prima appunto di festeggiare degnamente la promozione in Lega Pro dopo appena 2 anni di permanenza nel campionato nazionale dilettanti. Ieri un pomeriggio di sport, di calcio, però rovinato dalla discutibile decisione del Torre Cuso di non presentarsi allo stadio Seneto, e di conseguenza tale decisione ha penalizzato non poco le 4.000 persone che hanno acquistato il biglietto, che appunto si sono ritrovate allo stadio per vedere un big match tra Acragas e Torre Cuso, due formazioni che fino a qualche domenica dietro hanno lottato per il posto, per la testa della classifica. Domenica scorsa il Torre Cuso ha perso in casa, da domenica appunto la società ha deciso di far scendere in campo la formazione juniores, però ieri neanche la formazione juniores si è messa in viaggio verso Agrigento per incrociare appunto la squadra dei Templi, e di conseguenza tanta rabbia, molta delusione, però ahimè 3 punti in saccoccia per l'Acragas senza colpo ferire. Enzo, tra l'altro a proposito di Acragas Torre Cuso, dicevamo insomma c'era anche la diretta di Rai Sport, una cosa incredibile, Gabriele Salvatore, tanto dico Enzo con me in studio, Salvatore Geraci e Gabriele Cuccia, Acragas sta vivendo una favola con Enzo, correggimi se sbaglio, anche una programmazione oculata, perché già dalla passata stagione c'era una squadra un po' fuori categoria che era il Savoia nel girone, però insomma i successi in realtà non è che si costruiscono in un anno soltanto, cioè l'Acragas ci prova già da un paio di stagioni. Sì, è vero, ma hai detto bene Luca, perché da quando praticamente questa dirigenza ha progettato il rilancio del calcio biancazzurro, ha gettato le basi con una pianificazione quasi maniacale, scientifica, ha iniziato appunto vincendo il campionato di eccellenza con un gruppo di calciatori davvero molto forte, ha mantenuto una intelaiatura importante e lo scorso anno ha trovato il cammino, sul cammino appunto ha trovato quella corazzata Savoia che ovviamente poi ha vinto il campionato. E quest'anno la società ha puntata a vincere questo campionato, incrociamo le dita, sta riuscendo appunto nell'intento e ha mantenuto un gruppo che veramente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista qualitativo, ma soprattutto dal punto di vista umano è davvero un gruppo importante, un gruppo che può dare ancora tantissime soddisfazioni al popolo biancazzurro. Poi devi considerare anche che dopo l'avvento di Giancarlo Betta e dopo le prime giornate con la società che cercava capire quale poteva essere il cammino dell'Acragas, dopo appunto le prime avvisaglie di un qualcosa che non andava, la società è subito corsa ai ripari tesserando mister Feola, che per questa categoria e soprattutto per questo girone è un allenatore che veramente conosce giocatori, squadre, società e dunque è un profondo conoscitore del calcio meridionale, e con lui i risultati sono appunto molto evidenti, 26 risultati utili, una sola sconfitta in quel di Leonforte quest'anno, di conseguenza dati oggettivi che dimostrano la forza di una squadra che a questo punto merita davvero la Lega Pro. Grazie Enzo, noi ti salutiamo, ti facciamo gli auguri di buona Pasqua, ovviamente girali a tutti a tutto l'Esseneto, insomma ai 5.000 circa che c'erano ieri, a tutta la società, al presidente, ai giocatori, in bocca al lupo, aspettiamo allora questa matematica promozione in Lega Pro, insomma poi vi seguiremo ovviamente ancora con maggiore auguri affetto. Auguri anche a voi e agli ospiti studio, una serena Pasqua. Grazie. Buona Pasqua.
Allora, vi dicevamo, Francesco, mi fai vedere cosa era successo ad Agrigento? Proprio per, sì, Luca, appunto, in previsione della partita. Intanto vediamo una bella foto dal, appunto, dal profilo dell'Akragas, un bel selfie appunto con l'hashtag che è Tutulo Hadding in Lega Pro, appunto per festeggiare questa promozione che sta per arrivare. E poi cosa era successo ieri, per chi sta preparando questa partita dell'Akragas? Quindi un negozio, leggiamo qui, il centro Mailboxes, avvisa la gentile clientela che nel pomeriggio riaprirà alle 17 perché c'è la partita dell'Akragas, Luca, non potevano perdersela. Gabriele, sono annate anche, insomma, miracolose, un po' come il Palermo l'anno scorso, cioè quando capisci che poi stai per andare in categoria superiore ti riesce anche tutto, no? Eh sì, perché poi subentra quella che è la componente più importante, è la fiducia. Quando il gruppo va in fiducia non perdi più, perché comunque fai anche cose che non pensavi di fare inizio anno e praticamente giochi a memoria e ti riescono anche le cose che veramente più difficili, quindi una volta che si entra in questo trend è dura poi fermarti, è difficile non salire. Da un punto di vista emotivo tu puoi accostare anche alla Juventus questa operazione, premesso che io sono nato calcisticamente da giornalista, non come calciatore, proprio a Trapani e a Agrigento, quindi ho dei ricordi straordinari per quanto riguarda l'Akragas, che tra l'altro viaggiava in grandissimo spolvero. Le operazioni però di risalita sono assolutamente difficili, perché è chiaro che loro possono puntare solo ed esclusivamente sulla valorizzazione dei giocatori, sulla crescita dei giocatori, ed è un percorso che ha fatto anche il Trapani, però arrivato a un certo punto il Trapani ha detto basta a quello che era stata l'evoluzione naturale di un ciclo, ha sacrificato un po' Scaglia, i risultati sono più importanti, eccetera eccetera, quindi lì veramente c'è da sperare che loro abbiano un progetto finanziario che sia anche al di là di quelli dei meriti della squadra e che possano sorreggere l'operazione in virtù di risultati più importanti. Beh, più squadre ci sono meglio è, insomma, in Lega Pro, il Messina ha pareggiato con Martina Franca, non è in una situazione bellissima. Cerca un presidente, cerca un proprietario da diversi anni e non riesce a trovarlo, non è facile una situazione. Non è facile, ci fermiamo per la pubblicità, che anche noi, insomma, l'anima, lavoriamo con in una TV commerciale, quindi la pubblicità, ragazzi, comanda su tutto. È il nostro progetto finanziario. Esatto, è il nostro progetto finanziario, e poi torneremo a parlare di Palermo-Milan, lo faremo con la vigilia, nelle parole di Iachini e di Inzaghi, fra poco. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo, info 091 5306 32. Scegli l'offerta che fa per te. Solo al Mercatone della Ceramica puoi avere un bagno completo con sanitari, piatto doccia, mobile, rivestimenti, pavimenti, accessori, doccia, insomma, tutto quello che serve. A soli 699 euro, 599 euro oppure 499 euro. Scegli l'offerta che fa per te e realizza un bagno completo al prezzo che vuoi. Chiama adesso o vieni a trovarci. L'offerta è fino ad esaurimento delle scorte. Il Mercatone della Ceramica. Bentrovata. Convenienza. La domenica di Pasqua, trascorrila in un'atmosfera magica. La Tropicana Ricevimenti propone un pranzo da grande festa. Antipasti misti, prosciutto crudo con crema di formaggi, cornetto alla trevigiana, formaggi misti, risotto, cuore di carciofi, speck e pomodorini di Pachino, sedanini al ragù di cinghiale e funghi, involtini siciliani, girello di agnello al forno, patate al forno e polpettine di spinaci saltati al burro, frutta e cassata siciliana, musica dal vivo a 32 euro. La Tropicana Ricevimenti. Dal 1921 la famiglia Sperrazza soddisfa le esigenze della propria clientela nel settore dell'abbigliamento uomo, donna, bambino, intimo, accessori e calzature. Sistefra Fashion, con gli oltre 700 metri quadri su due livelli e un ampio parcheggio, offre un vasto assortimento di merci con ottimo rapporto qualità-prezzo. Richiedi la nostra Fidelity Smart Card gratuita. Seguici su Facebook.
It's a little bit funny. Quintino Lange, non solo aperitivo, degustazione di molteplici piatti, eccellenti cocktail, Quintino Lange, e pizzeria, American Bar, Pub, Wine Bar, Quintino Lange, via Quintino Sella 48A, a Palermo. Quando volete viaggiare, Concadoro Viaggi vi aspetta per tutte le destinazioni del mondo. Stati Uniti, Caraibi, Africa, Nuova Zelanda, Australia, tante destinazioni per la vostra voglia di vacanza con offerte eccezionali. Sia per sposi, per anziani, per giovani, per famiglie. Se volete viaggiare a Palermo, affidatevi a un'agenzia di viaggi che vi darà i consigli e anche i tanti sconti per andare in tutto il mondo. Concadoro Viaggi a Palermo, Piazza Indipendenza, si risparmia tantissimo. Sisili by Car, la compagnia di autonoleggio che mette su strada la convenienza. Scopri la nuova tariffa mensile tutto incluso a partire da 269 euro al mese più IVA e 3.500 km, senza gli obblighi di durata del noleggio a lungo termine. Chiama subito il numero verde o visita il nostro sito. Sisili by Car, da 50 anni il vero autonoleggio low cost. E allora, torniamo, abbiamo gli ultimi 20 minuti, abbiamo tante cose da farvi vedere. Salvatore, parliamo di Iachini, del suo futuro, della scena con il presidente. Ascolteremo anche le parole in conferenza stampa insieme a quelle di Inzaghi. Lui ha detto: io mi vedo al Palermo. Ma la cosa che ha colpito di più, secondo me, di questa chiamiamola blitz, chiamiamola operazione, chiamiamolo quello che vuoi, viaggio, è che la prima cosa che ha fatto il presidente è stata quella di invitare a cena Iachini, non soltanto Iachini, perché ovviamente c'era anche Baiguera, c'era Bacin, c'era Gerolin, c'erano i due collaboratori di Iachini, cioè Carillo e Viviani. Però era una maniera come un altro per rasserenare l'ambiente, una serata, quattro ore di cena, sai, quattro ore di cena. Ma hanno mangiato un bel po', Gabriele, no? Stabiliscono soprattutto che c'è un bel ambiente, che tu dici un aneddoto e l'altro non dorme. Non si annoia. Altrimenti dopo un'ora sono tutti a casa, no? Ma allora, in realtà pare che abbiano perso molto tempo per l'antipasto, erano indecisi nella scelta dell'antipasto. No, è stata una serata di magia, a quanto pare, perché Zamparini vuole Iachini, cioè al di là di quelle che sono le sue battute, le sue cose eccetera, Iachini. Quindi che giocatori domenica diventerà l'allenatore più longevo come continuità della storia del Palermo di Zamparini. Che giocatori gli prendono, dici tu? Questo lo vedranno successivamente, cioè la prima pietra è stata lanciata, nel senso che il Palermo ha detto che Iachini non si muove, loro hanno il coltello alla parte del manico, Iachini è blindato da un contratto, quindi loro aumenteranno questo contratto e Iachini resterà. Ovviamente poi ci sarà un dialogo a parte fra Iachini e il presidente per stabilire le strategie, ma sembra che il presidente abbia disponibilità e possibilità per piazzare quei 4, 5, 6 colpi di cui il Palermo ha di bisogno. Gabriele, c'è da fidarsi, nel senso che la storia di Zamparini ci ha insegnato che comunque il presidente, insomma, c'ha un po' il naso lungo come Pinocchio alcune volte, e che non parlando mai a caso alcune sue dichiarazioni sono funzionali al raggiungimento magari di altri obiettivi. Quindi anche il dire Iachini non si tocca, Iachini è mio, cioè è un modo anche per mettere tra virgolette un po' più di pressione al suo allenatore, per fargli così, per rendergli più dolce la pillola di un mercato che sarà un po' di passione. Restiamo in tema Pasquale. Sicuramente sì, per carità. Torniamo al discorso fatto prima. Secondo me non conta tanto, cioè, per carità, la qualità dei giocatori che andrà a prendere, conta e come. Conta soprattutto quanto siano funzionali a quello che Iachini va a cercare, nel senso che abbiamo visto che giocatore è diventato, ne parlavamo prima con il signor Geraci, che giocatore è diventato Morganella sotto le mani di Iachini, che ci ha lavorato e che comunque su un ritiro fatto in una certa maniera è diventato un giocatore diverso rispetto a quello che ci ricordavamo un po' tutti. Quindi secondo me più che della qualità in sé del giocatore serve andare a cercare dei giocatori che siano comunque indicati dall'allenatore che tu scegli, in questo caso Iachini, cioè funzionali a quello che è il suo modo di giocare, a quello che appunto Iachini va a cercare. Nel momento in cui si trova questa sinergia allenatore-presidente, io penso che
potremo fare un altro campionato buono, se non ottimo, come quello di quest'anno. Nel momento in cui si comincia a fare di testa propria, c'è il presidente, prende i giocatori e poi dice questi sono i giocatori, adesso allenateli, poi è sempre una lotteria. Bisogna andare a vedere. Diventa un po' complicato. Allora, siamo in piena vigilia, ascoltiamo le parole di Iachini e di Inzaghi nel frullato di Alessandro Geraci. Vego, vego, vego. Ci tengo particolarmente che la squadra rimanga concentrata su quello che è l'obiettivo. Noi dobbiamo dare seguito alla partita che abbiamo fatto col Cagliari, insomma noi penso veniamo da due partite Fiorentina e Cagliari giocate bene. Il Milan a gennaio è una grande squadra, si è ulteriormente rinforzata con 4-5 innesti di grande qualità, è una squadra ben organizzata che ovviamente ha obiettivi molto importanti. Noi dal canto nostro, davanti ai nostri tifosi, vogliamo cercare di fare una bella partita. Domani andiamo a Palermo. È un campo difficile, ma il Milan insomma deve vincere e noi ci siamo preparati bene, sono convinto che per quello che ho visto faremo una grande partita e mi auguro che domani giocando da Milan, giocando un bel calcio, si vinca. Ecco. Affrontare una partita per volta, cercando di andare a sviluppare quello che prepariamo durante la settimana e farlo con lo spirito e l'atteggiamento migliore e giusto, ecco, senza pensare a quello che sarà poi troppo al domani. E allora ci sarà tempo, spazio e modo anche per vedere un talento incredibile del calcio femminile, un talento vero, un po' il Tevez in gonnella, possiamo definire così. Invece io torno da Francesco, volete giocare un po'? Giochiamo un po', Francesco. Sì Luca, giochiamo un po' perché mercoledì è stato il giorno del pesce d'aprile, il web si è scatenato inventando storie bizzarre e divertenti. Adesso facciamo un gioco, io vi sottoporrò una serie di notizie, voi dovete dirmi quali sono vere e quali invece sono bufale, ci state? Sì, vai. Allora, cominciamo con uno scambio di messaggi tra Paul Pogba e il vicepresidente del Manchester United, Ed Woodward. Quindi il vicepresidente dice a Pogba, vuoi tornare all'Old Trafford? Abbiamo in squadra Angel Di Maria, Chris Smalling e tantissimi soldi per te. E Pogba dice, sembra interessante, battere la Roma ogni anno è diventato noioso, ho bisogno di una nuova sfida. E allora gli propongo appunto di arrivare, di venire, e Pogba chiede se ci sono ancora in squadra Cleverley e l'allenatore Mosey. Gli rispondono che non sono più in squadra e quindi Pogba dice, a posto, ci vediamo in estate. Questo è vero o è falso, no, Luca? Direi falso, Salvatore. Vera. Gabriele? Se è vera mi preoccuperei. Vabbè, vai. Questo è falso, però, questo è falso. Ok, falso. Okay. Andiamo alla seconda notizia, andiamo a vedere dal profilo, dal video YouTube ufficiale dell'Arsenal, perché è stata una novità rivoluzionaria. È stato brevettato un pallone per Mancini, l'ha brevettato appunto la Puma, che è appunto lo sponsor dell'Arsenal, e quindi i giocatori Mancini dell'Arsenal potranno usufruire di questo pallone che permetterà di saltare le doti di Ozil e dei altri piedi sinistri dei Gunners. Questa notizia è vera o è falsa? Direi, questa mi sembra più veritiera, Salvatore. Falsa. Falsa anche questa. Gabriele? Se fosse vera facciamo andare un pallone da Prelà a sinistra. Va bene, vai. Anche questa è falsa, Luca. Andiamo avanti, andiamo in Argentina, andiamo a vedere sul sito appunto di un giornale argentino. Il giocatore Thomas Konechny, attaccante dell'Argentina del 17, è caduto dalla finestra mentre giocava alla PlayStation con un suo compagno di squadra e ha dovuto abbandonare il campionato sudamericano di categoria, di cui era il capocannoniere. Oltre al danno la beffa perché il torneo l'ha vinto il Brasile. Questa notizia è vera o è falsa? No, questa è tristemente vera. Vabbè. Vera. Vabbè sì, questa Gabriele. Questa però non si è fatto niente, tranquillo. Fortunatamente non si è fatto nulla. Però... solo qualche livido. Ok, perfetto. Andiamo avanti ancora, dal sito mediagol.it, Giorgio Chiellini ha origini palermitane. L'esame del DNA ha stabilito che il difensore della Juventus e della Nazionale è uno dei discendenti di Oreste Chiellini, i cui resti sono conservati alle catacombe dei Cappuccini di Palermo. È vero o è falso? Questa è bellissima, però è falsa.
No, questo di vabbè, Gabriele, però questo è fantastico, cioè, io devo dire la somiglianza è impressionante. Sì, no, devo dire la creatività di William Anselmo, che è il direttore di Mediagol, e ovviamente tutto il suo staff, ci fanno divertire sempre, però dico, ci caschiamo ogni anno, perché all'inizio, Gabriele, sono costruite con una credibilità che mica da ridere. No, questo è fantastico. Poi c'è da aprire anche questo, Luca. Andiamo all'ultima notizia. Dal sito del Milan viene annunciata la partnership tra il Milan e l'azienda giapponese Sanrio, che hanno lanciato la nuova collaborazione internazionale AC Milan per Hello Kitty. È vero o è falso? No, io spero che sia falsa, però credo che sia, Gabriele. Mi auguro sia falsa anch'io. Non lo so, è falsa, dai. È vera, è vera. Benissimo, è vera anche questa. Allora, se siamo tutti d'accordo, intanto qua ci chiedete, insomma, se quando giocherà Bentivegna, ovviamente, insomma, per la partita con il Milan, ve l'abbiamo già detto, non convocato per un problema muscolare, e, insomma, bisognerà raggiungere i 40 punti, poi Iachini ha avuto mandato dal presidente di far giocare anche i giocatori che si sono visti di meno, e poi vi abbiamo domandato sulla nostra pagina, sui nostri social, se siete d'accordo con Zamparini che dice i talenti sono soltanto in Sud America. Alessandro Aldisio ci scrive: ecco, per questo la nazionale italiana andrà sempre peggio, proprio per il modo di pensare alla Zamparini. Per loro è meglio prendere scommesse sudamericane anziché salvaguardare e sfruttare i propri vivai. Poveri giocatori giovani, il più delle volte illusi, e direi che su questa considerazione ci possiamo... Sì, ci fermiamo fra un attimo. Una precisazione la devi fare però su questo fatto qui, perché se no diciamo delle cose giuste senza dire il perché. Tutti dicono che sono migliori giocatori stranieri perché sono più facili da comprare, perché non bisogna dare delle fiduzioni per comprare i giocatori stranieri, e quindi è lì il problema vero e autentico. Mentre per fare il settore giovanile ci vogliono degli investimenti notevolissimi. E poi ci sono 72 proprietari, diciamo la media dei giocatori sudamericani, e questa ci ferma. Fermiamo, direi, per l'ultima pausa pubblicitaria, e poi vedremo ancora qualcosina dal web e soprattutto parleremo di calcio femminile fra poco. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partanna Mondello 39I, Palermo, info 091 530632. La domenica di Pasqua, trascorrila in un'atmosfera magica. La Tropicana Ricevimenti propone un pranzo da grande festa. Antipasti misti, prosciutto crudo con crema di formaggi, cornetto alla trevigiana, formaggi misti, risotto, cuore di carciofi, speck e pomodorini di Pachino, sedanini a ragù di cinghiale e funghi, involtini siciliani, girello di agnello al forno, patate al forno e polpettine di spinaci saltati al burro, frutta e cassata siciliana, musica dal vivo a 32 euro. La Tropicana Ricevimenti. Brrr, che freddo in questa bottega! Più di 1000 prodotti in esposizione. Polpo T7, 7,90 euro. Pesce spada, 9,90 euro. Totano, 2,99 euro. La bottega del freddo e anche mini market. Via Isidoro Carini 810, angolo via Mazzini, Palermo. Quintino Lange, non solo aperitivo, degustazione di molteplici piatti, eccellenti cocktail, Quintino Lounge e pizzeria, American Bar, Pub, Wine Bar, Quintino Lounge, via Quintino Sella 48A, a Palermo. Sistefra Fashion soddisfa tutte le esigenze della giovane clientela nel settore dell'abbigliamento uomo, donna, bambino, intimo, accessori e calzature. Arrivi settimanali, ampio parcheggio, offre un vasto assortimento di merci con ottimo rapporto qualità-prezzo. Richiedi la nostra Fidelity Smart Card gratuita. Seguici su Facebook. Decisamente pesce. Al ristorante L'Approdo, menù fisso di pesce con 6 antipasti, 3 primi, grigliata di pesce, frutta, acqua e vino a soli 27 euro. Siamo aperti anche a pranzo. Ristorante L'Approdo, Vicono Gara 4, Termini Merese, a 50 metri dal Grand Hotel delle Terme. Telefono 380 20 38 363.
Vi ricordate di Actarus, Alcor, Venusia e Dr. Procton? Ritorna Goldrake. Dal lunedì al sabato alle 14.45 e alle 20 su TRM 13. Parliamo ancora di giovani, siamo agli ultimi 10 minuti di trasmissione. Allora, Europeo Under 17 in Bulgaria dal 6 al 22 maggio. L'Italia è stata sorteggiata nel girone D. Le partite si giocheranno il 7, il 10 e il 13. Ovviamente quelle del girone con Inghilterra, campione in carica, Olanda e Repubblica d'Irlanda. I quarti, le prime due. Il nuovo format a 16 squadre permette anche a 6 qualificate di andare alla Coppa del Mondo Under 17 in Cile dal 17 ottobre all'8 novembre. Noi abbiamo Simone Lofaso degli allievi, sarà anche lui aggregato pian piano alla primavera, ha già avuto convocazioni in primavera, anche per lui affaticamento, perché insomma questa fase elite dell'europeo è stata abbastanza impegnativa, però anche lì abbiamo un rappresentante, così come Belotti in Under 21. A proposito di Under 21, in Repubblica Ceca dal 17 al 30 giugno, Italia nel gruppo B con Inghilterra, Portogallo e Svezia. Questo per quanto riguarda le notizie dei nostri giovani. Io vorrei parlare con Gabriele di Nuova Aquila, di stagione che abbiamo detto è un po' paragonabile a quella del Palermo. Cioè, stanno facendo qualcosa in più di quello che era previsto rispetto all'inizio della stagione, tra l'altro anche loro con un cambio tecnico a metà stagione. Sì, la squadra sta facendo da matricola più di quelli che erano gli obiettivi stagionali. Attenzione, la squadra è forte, era forte, è nata comunque per fare un campionato di vertice. Però sai, paghi un po' lo scotto del noviziato, nel senso che comunque fai un campionato che non facevi l'anno scorso, hai cambiato tanto, quindi per trovare quelli che sono gli equilibri che poi ti portano a vincere le partite, soprattutto quelle un po' più toste, ovviamente serve un po' di tempo. Ci ha provato Paolo Marletta, che ha fatto un buon lavoro fino a un certo punto, nel senso che poi si è arrivato a un punto di, anche con problemi personali del coach, che è dovuto tornare praticamente a Siracusa, sua città natale, quindi si è fatto un cambio in corsa, è arrivato Tucci, che è un allenatore che viene dalla Serie A, da Avellino, e quindi è un ulteriore valore aggiunto per la squadra. Manca ancora qualcosa, secondo me, per arrivare a fare anche quell'ulteriore step che porterebbe, secondo me, Aquila a fare un campionato per provare ad arrivare a giocarsi le finali per andare in Serie A. E quel qualcosa è quegli equilibri difensivi che ti permettono poi di vincere appunto le partite, soprattutto nei playoff, quando la palla pesa tanto e quindi offensivamente ovviamente fai più fatica. Le partite poi lì si vincono, le vincono chi prende un canestro in meno piuttosto che chi fa un canestro in più. C'è qualche squadra tipo Agropoli, che abbiamo visto due domeniche fa a Palermo, che quel qualcosa in più ce l'ha, ha degli equilibri ben consolidati, giocano assieme da tanti anni, hanno costruito una squadra. Ora torniamo al discorso di prima. C'è quel Birindelli che veramente, insomma, sì, per la categoria, vi facciamo un paragone, un po' diciamo l'Ibrahimovic per tipo di presenza in campo, no? Come carisma, come... Che poi leggi il referente, ha fatto 6 punti a Palermo, però vedi nelle pieghe della partita, tra palle, tra le cose che proprio non finiscono al referto, ma le piccole cose che poi ti fanno vincere le partite. I movimenti, ragazzi, davvero un bel giocatore da vedere, no? Cambia anche gli altri quattro in campo, cioè quando alzi il livello degli altri quattro vuol dire che sei il giocatore che fa la differenza in quella squadra, e lui l'ha fatta a Palermo. Quanto ti manca il campo? Il campo mi manca parecchio, ti dico la verità, la routine settimanale, allenamenti, il doppio allenamento la mattina e il pomeriggio, quello ancora manca il giusto. Mi manca tanto l'adrenalina la domenica, sicuramente vivere lo spogliatoio con i ragazzi, le partite di cartello, il pubblico, quello sì, quello è qualcosa che comunque ti manca. E allora, Luca, mi fai sentire solo 20 secondi, pensando un po' a quante generazioni io di atleti e di giocatori di basket, di tutte le discipline di calcio ho frequentato nel corso della mia carriera, no? Perché prima mi occupavo del papà, no? Adesso piano piano sto arrivando ai figli, ai nipoti. Vabbè. Insomma, spero di diventare anche bisnonno di tutti questi, così significa che la mia vita si allunga. Ramona Bachmann, svizzera, nata il 25 dicembre, il giorno di Natale del 1990. Ramona è in effetti un dono per il calcio, senza distinzione di genere, numero 10 del Rosengard, squadra di Malmo. La Svezia nel suo destino, il suo esordio nazionale svizzera è datato giugno 2007 proprio contro le svedesi. Ricorda Carlito Stevez, chiamatela Ramona, la Goal Parade selezionata da Pamela Conti con il montaggio di Giulia Cucchiara. Vego, vego, vego. Ha!
on us. Nobody got nothing on us. Cause we all on us from London back down to the US. We rockin' this contagious. Monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we def. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Live and direct rocking this scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Up it louder, come on, don't stop. And keep me going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Davvero un fenomeno. Andiamo da Francesco Caruana e poi ci salutiamo. Francesco. Sì, Luca, intanto i risultati finali in Francia e in Spagna. In Francia 1-1 tra Monaco e Saint-Étienne, i gol di Erding per la squadra ospite e di Martial per il Monaco. In Spagna 1-2 tra Eibar e Rayo Vallecano, in gol anche Alberto Bueno, giocatore accostato al Palermo. Andiamo a vedere delle notizie di mercato e non solo. Il procuratore di Montari, Federico Pastorello, ha appunto annunciato che il giocatore ha chiesto di non essere convocato per la partita contro il Palermo, visto che non rientra nei piani della squadra per la prossima stagione. Il Milan ha dato l'ok, quindi addio praticamente certo a fine stagione tra Milan e Montari. E poi due notizie in casa Roma, due notizie entrambe positive. Andiamo a vedere prima il profilo Facebook di Kevin Strootman, che appunto annuncia che non ha più bisogno delle stampelle. Ricordiamo che Strootman si è fatto male al ginocchio sinistro durante Roma-Fiorentina del 25 gennaio scorso, era stato operato 5 giorni dopo, adesso sta appunto cominciando la fisioterapia, si è liberato delle stampelle. E poi notizie riguardo in qualche modo anche il Palermo, torna tra i convocati in Roma-Napoli anche Federico Balzaretti. Per lui è stato un vero e proprio calvario, l'informazione all'adduttore diventata poi pubalgia che gli ha causato tantissimo problemi. Ultima partita per lui addirittura il 10 novembre 2013 contro il Sassuolo. Oggi è tornato in campo con la primavera giallorossa, 45 minuti contro la Ternana, domani in panchina per la sfida Champions tra Roma e Napoli. Poi sempre a proposito di infortuni, Luca, una curiosità dal Cile, perché durante la partita tra Universidad de Concepción e Santiago Wanderers c'è il giocatore, esce il giocatore Tamburini e entra il giocatore Medel. Occhio a cosa succede, Luca, perché passano pochissimi secondi, fa questo piccolo scatto il nuovo entrato, lo vedete inquadrato, perché si toccherà la coscia. È assurdo, è vero, però eccolo qui, lo vedete in basso inquadrato, il giocatore si fa male e deve chiedere il cambio dopo appena 8 secondi dall'ingresso in campo, quindi per lui un grandissimo impatto sulla gara. Beh, Salvatore, direi che è un nome buono per il mercato del Palermo in estate, visto che abbiamo detto. Oh, con queste premesse, un giocatore integro incredibile. Grazie a Francesco Caruana. Salvatore, invece, ci vediamo con te domani a partire dalle 14.30, sì, con il processo in diretta. Poi c'è l'antipatico per tutti i commenti. Gabriele, grazie per essere stato con noi. Insomma, buona Pasqua, buona Pasqua a tutti. Salutiamo, come abbiamo già detto, i tecnici, anche Gualtiero Sanfilippo, Alessandro Geraci. Che dire, davvero una serena Pasqua. Domani la passeremo allo stadio e poi insomma speriamo che il cioccolato dell'uovo sia più dolce dopo una bella prestazione, magari anche con tanti punti contro il Milan. Forza Palermo sempre, auguri ancora, noi torniamo venerdì prossimo, ciao ciao. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Casa dell'Uovo, via Partanna Mondello 39i, Palermo.